Per fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarci. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Ihr seid jetzt in Monowitz, in die Nähe von Auschwitz. Das Motto in Auschwitz ist Arbeit macht frei. Das ist ein Arbeitslager. Und wir arbeiten für eine Gummifabrik, die Bona heißt. Deswegen, das Lager heißt Bona. E dice che siamo a Monowitz, vicino ad Auschwitz. E il motto di Auschwitz è Arbeit macht frei. È un campo di lavoro. Lavoreremo ad una fabbrica di gomma, si chiama Bona. Per questo l'intero campo si chiama Bona. Häftlinge! Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Porteremo finché vivremo il numero tatuato sul braccio sinistro. 174517. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Ci sono corsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente. Ci sono volute settimane e mesi perché mi apprendessimo il suono in lingua tedesca. Und der 74 517. Devo confessarlo. Dopo una sola settimana di prigionia, in me l'istinto della pulizia è sparito. Mi aggiro ciondolando per il lavatoio. È un locale poco invitante, il pavimento è coperto da uno strato di fanghiglia, l'acqua non è potabile, ha un odore disgustoso e spesso manca per molte ore. Ecco Steinlauf, il mio amico quasi cinquantenne. A torso nudo, che si strofina collo e spalle con scarso esito, non ha sapone, ma con estrema energia. Steinlauf mi vede e mi domanda severamente perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Che appunto perché il lager è una gran macchina per ridursi a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare. Che anche in questo luogo si può sopravvivere, perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza. Che siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà ci è rimasta e dobbiamo difenderla con ogni vigore, perché è l'ultima. La facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi lavarsi la faccia nell'acqua sporca senza sapone e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità, per restare vivi, per non cominciare a morire. Come si fa? Nummer 174, 517, Primo Levi. Die Nummer ist genug. Wo und wann sind Sie geboren? A Torino. Sono nato a Torino 1919. Studien? Sono laureato in chimica. Gut. Wo und wann? A Torino. Sono laureato nel 1941. Summa cum laude. Sehr gut. Haben Sie schon gearbeitet? Sì, ho lavorato 2 anni in acciaieria, analisi di acciai speciali. Ah, sehr gut. Und dann? E poi mi hanno licenziato. Ah. Warum? A causa delle leggi razziali. Per rientrare alla Bude bisogna attraversare uno spiazzo ingombro di travi e tralicci metallici accatastati. Il cavo d'acciaio di un argano attraversa la strada. Alex lo afferra per scavalcarlo. Donavetta! Ecco, si guarda la mano nera di grasso viscido. E senza odio, senza scherno, Alex si strofina la mano sulla mia spalla.
il palmo e il dorso per netarla. E sarebbe assai stupito l'innocente brutto Alex se qualcuno gli dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico. Lui e Pandic e gli innumerevoli che furono come lui, grandi o piccoli, in Auschwitz e ovunque. Il vecchio Kuhn prega. A voce alta, col berretto in testa, dondolando il busto avanti, indietro. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non vede Kuhn che nella cucetta accanto c'è Beppo il Greco, che a 20 anni dopodomani andrà in gas. E lo sa. Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta. Non capisce Kuhn che oggi è accaduto un abominio, che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai più. Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn. Wenn einer den Weisungen des Führer trotzt, wird dasselbe Ende finden, wie dieser verdammte Schuft, den ihr vor alle euch seht. Heil Hitler! Habt ihr verstanden? Jawohl. Chi rispose? Tutti e nessuno. Ma tutti udirono il grido del morente. Kameraden, ich bin der Letzte! Compagni, io sono l'ultimo. Il grido del morente penetrò il centro vivo dell'uomo in ciascuno di noi. Le SS ci guardano passare con occhi indifferenti. La loro opera è compiuta, è ben compiuta. I russi possono ormai venire. Non vi sono più uomini forti fra noi. L'ultimo pende ora sopra i nostri capi. Non troveranno che noi domati, noi spenti, degli ormai della morte inerme che ci attende. Distruggere l'uomo è difficile. 27 gennaio, l'alba. 4 giovani soldati a cavallo apparivano fra il grigio della neve e il grigio del cielo. 4 uomini armati, ma non armati contro di noi. 4 messaggeri di pace, dai visi puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare ad un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa ad altrui e gli rimorde che esista. Sostammo in piedi presso la buca ricolma di membra livide. Poi rientrammo con la barella vuota a portare la notizia ai compagni.